cominciare ci tenevo a mandare un grandissimo saluto ai miei nuovi abbonati che si sono aggiunti alla JoeX97 Family: Ninja, Poppy, Albi e Fili. Grazie mille amici miei, mi raccomando, premi anche tu il tasto abbonati, abbonati adesso e scegli il livello di abbonamento che più ti piace, così almeno potrai entrare nella nostra super family, potrai essere salutato nel prossimo video ed avere tantissimi vantaggi. Io ti aspetto in famiglia. Bene bene bene, come avrete visto, finalmente è iniziata una nuovissima collaborazione Fortnite per vediamo un po' chi indovina. E vabbè, sì, ma l'ho già scritto nel titolo: Fortnite per Naruto, ok? Bene, diciamo che la nuova skin è arrivata nel gioco. Però prima di cominciare io vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdervi nessun mio video e nessuna mia live alle 18 tutti i giorni. Quindi mi raccomando, iscriviti e attiva la campanella. Ed ovviamente negozi oggetti, questo è bellissimo, tasto supporto un creatore in basso a destra ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe-X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. E se l'hai inserito, iscriviti, mi raccomando, premi il tasto rosso e fammi sapere il tuo ID qui sotto nei commenti, così potrai ricevere la mia richiesta. Ma adesso andiamo a vedere come ottenere questa skin, venite con me. Ok ok ok, ci siamo. Bene, allora diciamo che Fortnite ultimamente è stato caratterizzato da tantissimi cambiamenti. Mi sembra doveroso dirvelo, dato che ormai me lo state chiedendo praticamente tutti nelle live, mi avete assaltato. Intanto vi ricordo che sono in live alle 18. Gio, ma che cosa hanno aggiunto nel nuovo aggiornamento? Che cosa hanno aggiunto nell'aggiornamento del 4 maggio? Ok, bene, hanno aggiunto tantissime, o meglio, due nuove armi che non c'erano da tempo, quindi le hanno spostate dal magazzino di Fortnite per farle tornare in partita. E non sono due armi qualsiasi, perché sapete quali sono? Vediamo. Beh, sì, sicuramente lo saprai. Il TAC, quindi il fucile a pompa super super forte, che, dato che io non sono, insomma, se non farà ventino, questo fucile a pompa è fortissimo. E poi la carabina, quindi veramente dovrebbe essere un R. Beh, penso di sì, fucile a pompa non può essere. Quindi, insomma, questi due oggetti, queste due armi. E poi penso nulla. Quindi, diciamo che per adesso stanno facendo ritornare tantissime cose ed hanno annunciato una nuovissima collaborazione. Avete capito bene? Quella con Naruto è una cosa bellissima. Ora voglio farvi una domanda: a quanti di voi piacciono gli anime e i manga? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Possiamo creare una bellissima discussione. Mi potete far sapere se vi piace Naruto, se l'avete mai visto, se shopperete questa skin con il codice Joe-X97 e se lascerete mi piace, perché io da questo momento vi do 5 secondi di tempo per spaccare il tasto dei like. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto. Lascia un bel mi piace e condividi il video con tutti i tuoi amici. Bene, allora parliamo un po' di Naruto. Non si sa con esattezza quando questa skin possa arrivare nel gioco, un po' come Neymar. Però voi sapete che io mi informo nei migliori leakers italo-americani austro-ungarici per portarvi le notizie più affidabili. Si pensa che la skin arriverà in game il 12 maggio, quindi praticamente tra praticamente una settimana. Manca pochissimo. Dobbiamo essere pronti tutti col codice Joe-X97 nel negozio oggetti per shopparla. Quindi inseritelo e siete per i pro. Però io quest'oggi vi posso pure dire come ottenerla. Mi raccomando, ci tengo a precisare che il glitch non l'ho assolutamente inventato io. Io ve lo riporto dagli americani con la speranza che, beh, possa funzionare. E vi renderò super contenti, proprio come sono stato contento io quando l'ho visto. Bene, allora, per prima cosa, vabbè, ma sapete che vi dico? Ve lo faccio vedere io, però un'ultima cosina me la dovete per favore concedere e non concedere. Intanto vi ricordo che Fortnite ha aggiunto due nuove mimetiche che si possono ottenere gratis dal PlayStation Plus se giocate da PlayStation. Beh, che domanda. Come ad esempio la mimetica Galaxy, eccola qui, veramente bellissima. E sono sicuro che già mi starete chiedendo: ma Gio, come si otterrà? La dovrò shoppare con i miei V-Bucks oppure metteranno un bel torneo come la skin di Neymar? Allora, ancora non si sa molto, quindi voi sapete che vi dico solamente notizie certe al 99,99%. Però, per quello che si sa, non aggiungeranno nessun torneo, quindi dovrete, insomma, shopparla con il set. Ci sarà la possibilità di shoppare sia le cose singolarmente, come un po' tutti i bundle, sia appunto di trovare il pacchetto completo con la skin di Naruto, il piccone, lo zaino e il balletto, e forse ovviamente anche una bella emote. Quindi mi raccomando, codice Joe-X97. Ma adesso vediamo un po' come ottenere la skin. Però vi ricordo
ricordo che potete pure fare il glitch per ottenere il bundle completo. Adesso vi mostrerò tutti e due modi. Io non mi assumo nessuna responsabilità, quindi mi raccomando, in tal caso andate dagli americani e scrivete "tu influenzi negativamente il nostro amichetto JoeX97 Ok, per prima cosa dobbiamo andare su Fortnite. Beh, fin qui lo abbiamo tutti quanti capito. Dobbiamo andare nel sussurro, quindi dovete inviare un messaggio ad un vostro amichetto. E vi ricordo che se usate il codice Joe-X97 potrete ricevere la mia richiesta, se lo usate, se siete iscritti al canale, quindi fatelo. Adesso dobbiamo scrivere un bel messaggio, quindi slash barra get free staccato Naruto. Ma io intanto non ci vedo, quindi facciamo una cosa, lo rielimino. Slash get free Naruto skin. Dopodiché scrivete 20 36 48 79 54 128 649. Fate invio. Altrimenti, se volete ottenere il bundle, il procedimento è lo stesso, ma invece di scrivere get Naruto skin, dovrete scrivere get bundle Naruto. Quindi mi raccomando, non cambia molto. Fate invio. Io ovviamente vado ad eliminare il messaggio, perché ragazzuoli, l'unico modo per ottenere le skin è quello di shopparle con il mio codice creatore. Fatto ciò, andate in creativa, come al solito, fate accetta, giochiamo, e dovrete insomma selezionare la vostra isola. Avete presente dove c'è scritto la mia isola? Bene, dovete entrare lì, uscire e fare appunto torna al centro. Una volta tornati al centro, fate abbandona la modalità creativa. Ci tengo a specificare che funziona per ogni piattaforma, perché dopo mi dite: "Gio, ma io sono da Nintendo Switch, ma io sono da PSP, ma io sono dalla Game Boy". Non ti preoccupare, amichetto mio, funziona da tutte le piattaforme. Una volta entrati nel menu principale, o comunque in questo menu di Fortnite, potete fare o selezionare modalità di gioco, oppure chiudere Fortnite e riaprirlo. Selezionate battaglia reale e al vostro rientro, in base a quello che avete scritto, otterrete le vostre cose. Ci tengo a specificare e ribadire che di persone americane io non c'entro assolutamente niente. Shoppate col mio codice Gio-X97 se non siete dei brutti budini. Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e condividete questo video con tutti i vostri amici. Io non vedo l'ora che esca la skin di Naruto, perché sicuramente la shopperò, perché a me insomma piacciono veramente tantissimo i cartoni animati giapponesi, quindi anche Naruto. E poi combatteremo tutti nei miei server privati, perché sono in live ogni giorno alle 18, tutti vestiti da Naruto. Non vedo l'ora, e non vedo l'ora soprattutto di farmi killare da chi verrà in live alle 18 con il tac e con la carabina. Oh mamma mia.